Siamo nello stato di New York. Una pattuglia insegue un SUV che sta rientrando frettolosamente a casa dopo non essersi fermato alle sirene della pattuglia stessa. Vediamo cosa succede. Mi scusi signora, si fermi per cortesia. Stavo andando a 100 all'ora dove c'è il limite di 60. Non mi interessa a quanto andavo. Stavo tornando a casa, capito? Chiami il suo capo. Venga qua signora. È una fermata del traffico questa. Guardi, mi ha proprio stufato. Adesso chiamo il suo capo. C'ero prima al telefono. Mi scusi, ma non ha sentito la sirena prima? L'ho lampeggiato, doveva fermarsi. Non può tornare a casa a ignorarmi. Perché è così ostile? Sto facendo il mio lavoro. Sì, guarda, John, sono con questa gente. Si chiama Christopher... Christopher Foy, signora. Christopher Foy. E sta continuando a stalkerarmi. È venuto fino a casa. Avanti, parli col suo capo. Sì, signore. È ridicolo. Sì, grazie, sto bene. Venga qua, signora. Può stare qua? È un posto di blocco, questo. Mi dica, signore. Tieni, piccolino, vai. L'ho fermata perché andava a 100 all'ora dove c'era limite di 60. Inoltre non ha seguito nessuno dei miei ordini. Ha continuato ad andare nonostante la seguissi con le sirene accese fino a casa sua. Torni qua, signora! Oh mio Dio! Sì, signore. Chiamerò un supervisore, allora. Va bene. Signora, può uscire fuori da qua? Non mi sento a mio agio stare qua. No! Starò qui, ha capito? È ridicolo tutto questo. Sono un procuratore, ha capito? E perché non si è fermata quando le ho lampeggiato, eh? Non sapevo che era lei dietro. E stavo proprio dietro di lei. Ho capito, ma non sapevo chi stava seguendo me. Le dico che ero dietro di lei. Ok, ma ogni auto è dietro un'altra. Io sono un procuratore capo, ha capito? Sono un giudice. Guardi qua il mio distintivo. Capisco, signora, ma perché è così ostile nei miei confronti? Io sto solo facendo perché il mio stavo lavoro. Stavo tornando a casa, capito? E sono un procuratore. Ho da fare un mucchio di cose. Questo non la giustifica andare a 100 dove c'è il limite di 60. Ha anche ammesso che stava telefonando prima al mio capo. Esatto, stavo telefonando in viva voce, ha capito? E si può fare. Sì, ha ammesso questo, però stava andando veloce. Ripeto, non capisco l'ostilità sua nei miei confronti. Sto facendo il mio lavoro. Ok, finiamola qua. Mi faccia questa multa e se ne vada. Signora, deve venire un supervisore, come ha detto il capo. Dobbiamo attenderlo qua. Oh, per favore, ho avuto a che fare con 3 omicidi oggi, ha capito? Me ne frego di questo. Mi faccia la multa e se ne vada. Perché non ha controllato la mia targa, eh? Non possiamo vedere queste informazioni, signore. Inoltre, quando le ho fatto le luci, come le ripeto, lei mi ha ignorato e ha continuato ad andare dritto, fino a casa sua. E ciò è un reato. Tenente, buongiorno signore. Il procuratore stava andando a 100 dove c'era limite di 60. Inoltre ha ignorato tutti i miei ordini. Sì, ed è semplicemente tornata a casa sua e ora non vuole collaborare. Insomma, la tua fermata del traffico, non ti dirò cosa fare. Beh, tecnicamente sarebbe anche arrestabile, perché non si è fermata alla mia fermata del traffico. Comunque io la multa la devo fare. Ti farò la contravvenzione per eccesso di velocità. Tecnicamente era anche arrestabile. Quindi mi sembra al minimo. Capisco. Sì, pronto. Ok. Ci vado a parlare. Ecco a lei signora, questa è la contravvenzione. Capisco che abbia avuto una brutta giornata, però la prossima volta che un agente le fa le luci e le dice di accostare, lei si fermi, ok?
Mi occuperò personalmente di questa multa, visto che sono il procuratore. Buona giornata, signora. Buona giornata a voi. Il governatore dello Stato di New York ha chiesto di aprire un'indagine interna sul comportamento del procuratore, che ha poi reso delle scuse pubbliche in una TV privata. Ma il popolo del web è insorto, non credendo alle parole della donna, sospettando che siano solo scuse di comodo. E voi cosa ne pensate? Un saluto e al prossimo video.